Credo che pochi ospiti siano più in sintonia con il periodo come il signore che vedete alle mie spalle, sempre per i potenti mezzi. Il mio ospite graditissimo è Gaetano Scollo, che è il vicepresidente della Polisportiva Pedalio. Dice: ma cosa c'entra? Perché ne perché? Lui è anche uno di quei signori che sta preparando, appena finito la conferenza stampa, la vendemmia e quindi tutto quello che è legato a questo rito che, credetemi, è antico come l'uomo. Allora, raccontiamo un po' cos'è questa festa della vendemmia. Bene, Innanzitutto quando, prima che me lo dimentico. sì, allora iniziamo il giorno 30 settembre con uno spettacolo che apre la manifestazione, ma proprio le giornate clou sono l'1 e il 2 ottobre, Benissimo, allora, sabato e domenica. parliamone. La sagra della vendemmia che arriva alla 34ª edizione. Purtroppo abbiamo avuto 2 anni di fermo Vabbè, per ovvi motivi. diciamo 36 Questa meno 2, ecco. 36, sarebbe stata la 36ª edizione. Quindi la Sagra della Vendemmia ha come principio quello di tramandare l'antica tradizione della vendemmia come si faceva una volta ai giovani d'oggi, proprio per non fare perdere questo rito, perché era un vero e proprio rito. Quindi noi nelle varie iniziative che Infatti, li promuoviamo, vediamo alle sue spalle, tutti questi sono i giovani queste sono, in e questo costume. è un costume tipico. Ed è una cosa bella che sono i giovani ad Bellissimo. indossare questo, vuol dire che l'amministrazione ha centrato l'obiettivo. Gaetano, ora mi spiega. Io però le devo fare una domanda che mi ha sempre incuriosito. Io so che il vino è tecnologia, contrariamente. Questa balla del vino pestato con i piedi, ma la vogliamo? Com'è il fatto? No, non è una. È realtà. Ah beh, era Era forse, realtà, ormai non si fa più, ci però vogliono gli anche enologi perché per fare il vino di alto livello, fortunatamente, ecco. diciamo, non si fa più perché per fare un vino di qualità non si può Ecco. fare più, non solo di quantità anche. Certo, benissimo, quindi c'è Era, stata, c'è c'è sta, stata. era, si faceva così, si faceva con tanti sforzi. Noi riproponiamo come manifestazione anche per divertirci, Non mi dire perché ancora che la lo fate facciamo, quest'anno. proprio è un Bello. evento nel programma, un evento di quelle più importanti, la pigiatura. Allora, continuiamo a raccontare. Abbiamo detto che bisogna cercare di, anzi, uno dei vostri obiettivi è di spingere i giovani a non perdere questa tradizione. Perfetto, a non perdere le proprie radici, perché noi proveniamo da là. E quindi proponiamo proprio questo. Nelle varie giornate proponiamo i vari momenti, come si faceva una volta, dalla raccolta dell'uva al pranzo, tutti insieme mentre si lavorava. Perché convivialità. Era anche convivialità, e poi il pomeriggio la pigiatura dell'uva, e dopo che il mosto veniva messo al proprio posto dove poter fermentare, c'è la grande festa, che era da una parte di mosto si ricavava una quantità per addolcirlo e realizzare i dolci, che sono la mustata E i e i cordurelli, cordurelli, perfetto. prodotti che Dolci fino a secondo me straordinari, particolarissimi. dolci che fino a qualche tempo fa non si trovavano. La sagra, diciamo, ha anche contribuito oggi. Se uno va in un panificio, in un locale, trova questi prodotti disponibili alla Benissimo. gente. E allora mi dica un po', come quantità pedalino di vendemmia, quanti ettolitri, più o meno, diciamo, quante tonnellate dura? La manifestazione, No, in generale. non c'è un conto preciso, E non lo per la so, vendemmia. perché il territorio è molto vasto. Poi andiamo sul territorio di Chiara. Noi siamo, Capisco. diciamo, al confine dei due E comuni invece di Chiara. per la Per la manifestazione? manifestazione noi prepariamo quasi 5.000 litri di mosto per addolcirlo. 5.000 Quindi litri di mosto, a quanto tonnellate di uva è corrispondono? abbastanza. Là Almeno sono i uno 10, tecnici. uno Sì, 5, uno 6, no? vabbè. E la estraete con la centrifuga, come la estraete? Ci sono delle persone che si occupano proprio prima di estrarre il mosto e poi anche di addolcirlo. Con la cenere? No, ormai con la cenere è vietato. Una volta si Il faceva, ormai sistema antico era con no, la era cenere. con la cenere, lo facciamo con il bicarbonato. Certo. Una volta si faceva con la cenere proprio dei poti, Dell'uva. proprio dei rami, Bellissimo. proprio si faceva così. Ormai, C'è la stessa naturalmente. reazione chimica oggi viene fatta chimicamente. Sì, Quindi 5.000 litri sì, e circa di sono dei mosto. passaggi delicati, perché basta una mossa sbagliata e il mosto diventa Oltretutto acido. so che se si sbatte troppo c'è il rischio che Ci sono spacchi. delle persone veramente in gamba, di esperienza, perché poi una cosa è farne 10 litri, una cosa è farne Certo. Io mi ricordo, addolcirne 5 amici, litri. dicevano lo devo portare, c'ho un bidoncino, però se si sbatte assai, boom.
può succedere. Perché poi fermenta. Abbiamo avuto qualche anno, abbiamo avuto qualche problemino e sono guai. Certo. Perché il prodotto proprio il clou della sagra è di degustazione sono la sagra della vendemmia, se il morto si perde. Sono i curriere della mostata. Mi dica un po', questi curriere e questa mostata, ripeto, dolci eccezionali, soprattutto se sono fatti bene, chi li fa? Sono tutti volontari. Tutte le nostre ormai signore, i nostri ragazzi che piano piano stanno iniziando a raccogliere l'esperienza, sono tutte delle persone, dei componenti della polisportiva, degli abitanti di Pedalino, Pratti. Quindi voi oltre a fare i pallavolisti... Una volta. Un po', con lo sport al momento siamo un po' fermi, c'è stato qualche anno di gloria. Perché lo sport va ripreso. Infatti ormai siamo centro socioculturale polisportivo Pedalino, abbiamo cercato di allargare il raggio di azione. E allora ci sono i volontari che lo fanno? Ci sono tutti volontari, ci sono più di 100 volontari all'interno degli stand che lavorano con tanti sforzi. Quindi questo discorso vuol dire... Vabbè, se è venerdì e sabato e domenica, da quando comincia il lavoro? Allora, il lavoro già inizia da un mese prima, poi ci sono vari tipi di lavori, ci sono i lavori tecnici, i lavori per la gastronomia, i lavori di organizzazione, i lavori di... Noi abbiamo un bel gruppo di ragazzi che preparano lo spettacolo che è il balletto della sagra, ci sono i ragazzi più grandi, i ragazzi più piccoli, quindi c'è una comunità in fermento, per dire un termine appropriato, che lavora. E sinceramente, la risposta dei giovani qual è? Bene, benissimo. È il motivo di grande orgoglio che ci carica tanto e ci mette tanta volontà per andare avanti e continuare questa strada. E allora, lo staff della sagra è pieno di giovani. Benissimo. Mi dica, Gaetano, c'è qualche cosa che lei, come anima di questa sagra, vorrebbe ancora non ha fatto per problemi che possono essere di vario genere e che dice però questo ci manca, questa è una cosa che vorremmo aggiungere. Ma naturalmente c'è sempre da migliorare, c'è sempre da... Sì, vabbè, ma non dico il sogno nel cassetto, ma... Il sogno è di realizzare qualcosa di, diciamo, di permanente. Cioè noi facciamo questi prodotti, queste degustazioni proprio nelle due giornate. Il sogno sarebbe creare un prodotto da trovare 365 giorni l'anno, si dovrebbero trovare delle tecniche per poter fare questo. E poi la saga dovrebbe essere il momento clou che raccoglie. Io non me ne intendo, ma per fare in modo che il mosto sia fruibile sempre, penso che bisognerebbe intervenire un pochino, diciamo un poco violentandolo. C'è un metodo che è tipo come conservavamo la salsa. Quando c'era la tradizione, ma ancora c'è qualcuno che lo fa, la tradizione di fare la scorta di pomodoro per conservare la salsa per tutto l'anno. Non sapevo che esistesse. Sì, ma fino ad ora ci sono le famiglie che nel momento giusto della raccolta di pomodoro si fa questa raccolta e poi c'è la scorta per tutta l'annata. Bellissimo. E c'è tutta una procedura di bollitura della salsa, certo, all'interno delle bottiglie, e la stessa cosa si può fare con il mosto. Il mosto addolcito si può bollire sotto vuoto dentro le bottiglie. Ah, ecco. E dura poi per tutta l'annata, quindi il sogno sarebbe creare un mare, creare anche qualcosa. Anche perché noi lavoriamo molto in questa zona d'Italia e della Sicilia il mosto, mentre per esempio nel sud in generale lavorano moltissimo il vino cotto, cosa che noi lavoriamo meno. Sì, è un po' meno... c'è pure, ma è meno presente. Meno presente. In altre zone d'Italia, Calabria, Puglia, Campania, sì. E si usa di più il vino. Molte famiglie ancora lo usano, di conservarlo per fare anche per guarnire il dolce. Anche perché abbiamo un tipo di vino che per fare il vino cotto è eccezionale. Certo. Allora, andiamo verso la parte finale. Ricordiamo, diciamo, venerdì, sabato e domenica, sì. Da quando si inizia? Allora, venerdì sera abbiamo uno spettacolo in piazza. E ci sarà uno spettacolo che è a tema di Taranta, ci sarà anche la pizzica, quindi una serata di divertimento. Poi il sabato iniziamo con l'inaugurazione della manifestazione alle 19. Sempre zona piazza. È vicino alla piazza, diciamo è tutto vicino, si crea un percorso tra l'area spettacolo e l'area stand. E poi ci sarà, dopo l'inaugurazione faremo la festa del dolce che quest'anno raggiunge la 20ª edizione all'interno della sagra, quindi tanti dolci. Dolce proprio tipo dolce, faremo frittelle e cannoli, quindi proprio le frittelle fatte da nostre. Andiamo sul tradizionale, un'altra tradizione. Però facciamo anche una piccola anche il sabato, per chi ci viene a trovare il sabato, una degustazione di Cudurede e Mustad.
Poi naturalmente facciamo i panini con la salsiccia e poi la sera ci sono... panini con la salsiccia e vino rosso. Bravo, vino rosso di pedalino. Poi la sera ci saranno degli spettacoli con un gruppo e anche un DJ set per accontentare anche come gratificazione tutti i giovani che collaborano e lavorano all'interno della manifestazione. La domenica, giornata blu. Iniziamo già alle 9 del mattino con una sfilata dei carretti siciliani, come una volta, per simulare la raccolta dell'uva. Ci saranno i gruppi folk nostri di pedalino, che è composto da gruppi di ragazzi grandi e anche dai bambini. Ci sono due gruppi di bambini, età più piccola e età più... già da un mese che lavorano a preparare questo spettacolo. Poi faremo un percorso del paese, arriveremo in piazza, ci sarà la benedizione dell'uva, perché non può mancare, e poi ci sarà, dopo l'esibizione dei gruppi folcloristici, ci trasferiremo nell'area stand per il pranzo all'aia. Perché è bello anche stare assieme e fare questo momento di condivisione. Di nuovo panini con la salsiccia? No, pranzo all'aia è proprio il menù tipico della vendemmia, pranzo completo, cioè? Pasta a cuoca puliato, poi salsiccia, pancetta, caponata, sard, vino rosso, uva e pane. Proprio il pranzo sul leggero, sì, vabbè, bisogna, poi c'è la pigiatura, bisogna essere carichi. Bellissimo questo, molto bello. È un momento, quindi chiunque può venire. Chi viene può passare tutta la giornata. C'è un biglietto, un qualcosa da pagare? Sì, certo, c'è un contributo. A che cifre avete? Allora, il pranzo va sulle 12 euro, quindi è proprio un rimborso spese per quello, il materiale monouso, per le spese della manifestazione. Chi viene sa che un minimo deve contribuire. E poi il pomeriggio iniziamo con la pigiatura dell'uva, proprio come si faceva una volta, c'è un palco montato proprio con gli attrezzi. E tutti zoom. E ci sono i nostri ragazzi che pigiano l'uva, ci sarà l'arrato conzo, proprio il conzo, monteremo tutta l'attrezzatura e poi di pomeriggio la grande festa del Musciate Equidurede, dalle 4 di pomeriggio fino a mezzanotte. Naturalmente chi ha di nuovo fame faremo anche i panini con la salsiccia. E ospite d'onore di quest'anno avremo Deborah Iurato, che ci farà un piccolo spot. E fuochi d'artificio in chiusura? No, non ne facciamo. No, già. Benissimo, è un programma delizioso, sì, davvero. Bisogna ringraziare tutti gli sponsor che hanno collaborato, è molto, molto, molto disponibile. Ma perché? E anche gli enti istituzionali, tutti gli enti. Perché vede, questo non è solo il mantenere la tradizione. Si accoppia il divertimento, il fatto che stai insieme, bravo, che oggi è sempre più difficile, un modo di dire la pandemia è finita, possiamo di nuovo, è molto bello. E poi ripeto, la vendemmia è un rito antico quanto l'uomo. In un'unica manifestazione noi riusciamo a racchiudere più aspetti. Benissimo, allora complimenti. Grazie, complimenti a tutti, io sono in rappresentanza naturalmente di tutta l'associazione, del Presidente, Salvatore alla pedalia, no, alla polisportiva, a tutto il gruppo. E allora, venerdì, sabato e domenica, chi voglia ritrovare odori, sensazioni, gusti e sapori del passato, è divertimento ovviamente, sa benissimo che pedalino è lì. Grazie a voi per l'attenzione, vi aspettiamo. Buonasera.